È una questione locale, Riace, ma è una questione molto grande. La mobilitazione è stata enorme. Mentre noi siamo qua, ci sono almeno tre presidi a Londra, a Parigi, ce n'è stato uno a Barcellona. C'è persino Peppe Coltarelli che sta cercando di farne uno a San Diego in California. Ma è stata una mobilitazione, è vero che è stata una mobilitazione dal basso, però la verità è che c'è anche una mobilitazione istituzionale, perché noi tante volte ce le tiriamo, non so come dire, noi abbiamo i luoghi in cui combattere, abbiamo pure le persone che lo fanno. E su questa vicenda di Riace al Parlamento Europeo hanno fatto veramente un bel po' di rumore, quindi io chiamo Eleonora Forenza, che è eurodeputata al Parlamento Europeo per il 2, e ovviamente oltre che la solidarietà che hai portato di persona, ti chiedo, tu che hai preso le mazzate a Bari, no? Le mazzate quelle vere, quelle fisiche, qualche giorno dopo ci siamo ritrovati a Napoli per dire abbiamo due grandi emergenze, un fascismo di piazza e di rete e un fascismo istituzionale, e dopo pochissimi giorni che ti hanno preso a mazzate hanno arrestato Mimmo Lucano. Ah, e innanzitutto per me è un'emozione enorme parlare davanti a una piazza così piena di umanità. E per me oggi è una giornata particolare. Io oggi avevo in animo di andare a Bologna, prima che arrestassero Mimmo, all'assemblea di Non Una di Meno, perché sono fortemente convinta che il femminismo in questo momento sia l'antidoto più potente contro ogni forma di fascismo e ogni forma di razzismo. E saluto con tutto il cuore le compagne che in questo momento sono a Bologna e le compagne che sono riunite a Francoforte per Revolution in the Making. E per me è una giornata particolare perché mentre venivo qui in macchina mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto davvero commuovere. Il messaggio era quello di Alem, che in tante interviste che ho fatto in questi giorni ho chiamato la ragazza col passeggino. Alem è una cittadina italiana, ma ha questo grave fattore di rischio sul suo corpo. Ha la pelle scura perché è di origine etiope. Alem è la ragazza per cui ci siamo fermati, io, Claudio, Antonio, Giacomo e gli altri compagni che come me sono stati aggrediti da Casa Pound, perché appunto una ragazza, una mamma col passeggino e la bambina in una strada di Bari deve aver paura a camminare perché ha la pelle scura e davanti a casa sua ci sono 30 fascisti di Casa Pound. E io credo che sia indegno che in un paese che ha la Costituzione nata dalla Resistenza, con il divieto di ricostituzione del partito fascista, ci siano aperte le sedi di Casa Pound e Mimmo Lucano agli arresti domiciliari. Questo è indegno! Tiziana mi invitava a raccontare quello che succede in Europa, quello che è successo questa settimana a Strasburgo. Ed è stata una settimana intensa, ve la voglio raccontare molto brevemente. È una settimana che abbiamo iniziato chiedendo che il Parlamento europeo si pronunciasse sulla violenza fascista in Europa. E abbiamo ascoltato nel corso del dibattito sulla violenza fascista in Europa persone che sostanzialmente sostengono e tornano a sostenere che il fascismo possa essere un'opinione. No, il fascismo non è un'opinione, il fascismo è un reato così come il razzismo. E per me ha senso continuare a parlare di un progetto europeo se l'Europa riconosce che la pagina del nazifascismo è stata la più atroce della storia europea e della storia dell'umanità, e che oggi ci sono avvisaglie che ci stanno riportando esattamente a quell'epoca. Io poi ho saputo, mentre eravamo a Strasburgo, dell'arresto di Mimmo e ho sollevato la questione in Parlamento europeo.
E devo dire che ho chiesto la solidarietà dell'Aula e mi sembra che ci sia stata la solidarietà dell'Aula, perché l'arresto di Mimmo non è una questione che riguarda Riace, non è una questione che riguarda l'Italia, ma è una questione che riguarda l'Europa intera. E devo dire, l'ho detto pochi minuti fa, Mimmo, c'è stata la solidarietà non solo del mio gruppo parlamentare, ma di tanti e tante deputate di altri gruppi parlamentari che hanno espresso la loro piena solidarietà a Mimmo. Aggiungo, il giorno dopo abbiamo fatto un dibattito che era già programmato ed era sull'emergenza umanitaria e l'accoglienza nel Mediterraneo. Ora, io credo che non si possa considerare una semplice coincidenza l'arresto di Mimmo, che rappresenta l'interpretazione migliore del modello SPRAR di accoglienza, un modello che noi, questo sì, lo possiamo vantare in tutta Europa, e contemporaneamente l'approvazione all'unanimità del Consiglio dei Ministri e purtroppo con la firma del Presidente della Repubblica di un decreto che di fatto smantella l'accoglienza SPRAR. Io credo che questa sia un'altra vergogna non solo perché smantella l'accoglienza SPRAR, non solo perché di fatto rende il diritto d'asilo una variabile dipendente, cancella il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ma perché tutto quello di cui stiamo parlando non ha a che fare soltanto col livello legislativo, ha a che fare con il livello di civiltà e di umanità che siamo in grado di preservare in questa Europa che troppo spesso fa del respingimento la propria caratteristica e la propria connotazione. Allora, io voglio soltanto dire che Mimmo per me rappresenta un modello non soltanto come sindaco, ma un modello come persona. Il gesto semplice che abbiamo fatto a Bari, fermarci ad aspettare accanto a una ragazza, ci ha provocato l'aggressione fascista. Il gesto semplice che ha fatto Mimmo da sindaco, accogliere nella sua città, lo ha portato agli arresti domiciliari. Compagni e compagne, questo è il tempo di tornare a essere partigiane e partigiani. Ora e sempre resistenza. Mimmo libero. Devo strappare il microfono alla coordinatrice di questa assemblea per dire che non soltanto Mimmo alla capa tosta, ma anche Tiziana Barillà. Dunque, abbiamo ancora un messaggio che ci arriva da lontano relativamente, ci arriva da un compagno di Mimmo Lucano, che è un compagno di restrizioni di Mimmo Lucano, ed è Cédric Herrou, che voleva essere presente ma gli è impossibile essere presente fisicamente, e quindi ci ha inviato un messaggio che Andrea Costa di Baobab ha gentilmente tradotto e ci leggerà. Sì, ciao a tutte, ciao a tutti. Ho un messaggio di Cédric, perché di Cédric Herrou. Cédric è un contadino francese che ha una fattoria in Val Royat, subito dietro il confine con Ventimiglia. Avrebbe voluto essere qui, ma i reati di solidarietà colpiscono un po' ovunque in Europa, dalla Spagna alla Grecia, alla Germania, all'Inghilterra, alla Turchia. Insomma, non dobbiamo dimenticare che la rete di compagne e compagni, di volontari e di volontari solidali, complici con i migranti, è vasta, si sta anche espandendo e forse anche per questo spesso si tende a colpirla. Baobab Experience è nata anche grazie all'esempio di Mimmo Lucano, che ci ha insegnato cosa vuol dire accoglienza, ci ha insegnato cosa vuol dire integrare donne e uomini migranti ed accoglierli degnamente. Cédric scrive questo: conosco Mimmo attraverso la sua azione esemplare nell'accoglienza, ma Mimmo Lucano non è solamente Mimmo Lucano, è anche il sindaco di Riace. La Riace di Mimmo è una scuola e i suoi abitanti sono gli studenti che ne rappresentano la cultura, il suo passato e la sua storia. I cittadini di Riace gli hanno chiesto di rappresentarli. Non è solo lui ad aiutare i migranti, ma un paese intero.
Quando vogliono bloccare Mimmo, vogliono bloccare Riace. Quando insultano Mimmo, è la sua scuola che insultano, perché Riace è un esempio. Siete riusciti a sconfiggere la paura, il razzismo e la discriminazione. Mentre Salvini pianifica gli annegamenti nel Mediterraneo, mentre Salvini reitera un'azione fascista del governo italiano, insultando la memoria dei popoli e della resistenza europea, in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Grecia, ovunque, donne e uomini si uniscono per restare aggrappati a valori umanisti. Se dovessimo tutti e tutte finire in prigione, ci finiremmo tutti da uomini e donne liberi, perché la libertà oltrepassa ogni barriera, anche le sbarre di una prigione. La nostra libertà di aiutare chi ha bisogno non sarà fermata da minacce e repressione. La storia di domani si scrive oggi. Diamo speranza a chi leggerà questa storia, affinché la nostra lotta possa servire alle generazioni future a non vergognarsi e basta per quello che sta accadendo oggi. Questo è il messaggio di Cedric. Mimmo libero, Cedric liberi, tutte e tutti liberi.